Cari amici del canale, siamo nel laboratorio, cioè nella zona, è quella che chiamiamola che, visibile, che si può vedere, perché non voglio poi, lo sapete, l'ho detto già nell'altro video, andare a guastare la privacy di Daniele. Però ho visto questa bobina di Tesla, gli ho detto: ma Daniele, che cosa ci fai con questa bobina di Tesla? Vai! Allora Gianni, beh, questa è una mini bobina di Tesla Certo. che ho costruito qualche anno fa sia per passione, perché è un po' una passione per l'alta tensione, sia per fare dei test in laboratorio per alcune attrezzature in cui c'era bisogno di fare degli esperimenti di tenuta per archi elettrici d'alta tensione e disturbi elettromagnetici. Perfetto, quindi Quindi adesso che ti è rimasta la bobina, in realtà non è che ne hai un utilizzo particolare. no, diciamo no. Vabbè, ti è rimasta la bobina di Tesla, però agli amici del canale voglio dare un attimo di cultura. Quando la bobina di Tesla genera queste scariche nell'aria, c'è un'ozonizzazione molto potente, si crea questo classico odore di tipo di aglio, possiamo definire. Sì, o come un po' anche dei fulmini durante un temporale, tipo un po' Sì, sì, così, sì, odore di alta tensione, io lo chiamo. L'odore dell'alta tensione, questo è bellissimo. E così, per dare un po' di cultura agli amici del canale, Daniele, che dici? La mettiamo in funzione per far vedere quanta potenza si può sprigionare nell'aria. Prima dammi due dati tecnici. Vedo che lì hai costruito una fila di condensatori in serie. Sì, un pacco condensatori sia serie che parallelo. Sì. E, se non ricordo male, circa un 30 kV di condensatore. Ok, vedo che c'è anche un trasformatore. C'è un trasformatore in alzatore da 230 alza 4-5.000 volt circa. Ok, E poi c'è. l'attuatore questo l'hai autocostruito, questo che allontana, che Questo è crea il uno, primo sì, arco. è uno spark gap, lo chiamano, che Sì. praticamente Quando allontani suscita allontano, esatto, cioè. quindi vado ad aumentare la tensione di spark sui condensatori. Sì. Ecco, poi questo è l'avvolgimento L'avvolgimento primario. in serie sui condensatori, questo? Esatto. Ok. E questa microbobina l'hai fatta tu? Sì, questa è una microbobina avvolta con filo appunto isolato. Molto fine e poi Sì, resinata sopra con per l'epossidica. esatto, l'epossidica per mantenere isolato Sì. Vabbè, e perché non parta appunto la scarica sulla bobina. certo, sì, indubbiamente. Ma vabbè, qui sappiamo che sono 5000 volt, non pericolosi perché gli ampere sono bassissimi. Sì, allora 5.000 volt sul trasformatore primario, poi in uscita potremmo avere anche qualche centinaio di migliaio di volt. Chiaro. Quindi, in base a queste tensioni, direi che è anche toccabile, giusto? Sì. A questo punto facciamo un po' di sperimentazione culturale, accendiamola, vediamo come si Accendiamo, comporta. vediamo. Dopodiché la tocchi tu, io no, perché con le alte tensioni io non sono mai stato un amante. Ok. No, forse perché ne ho prese troppe, vai. Bene, e anche questa micro sperimentazione a favore sempre dei nostri amici l'abbiamo vista. Cos'è successo? Mamma mia, che puzza! Ah, ragazzi, c'è un odore di ozono, potremmo dire, micidiale. Praticamente qui nell'aria queste scariche hanno, possiamo dire, scisso anche Sì, diventa l'ossigeno e si sente questo odore di aglio penetrante. un ozonizzatore Un praticamente. ozonizzatore, esatto. Quindi un depuratore, attenzione. Potremmo identificarlo come, perché l'ozonizzatore ha la funzione poi di depurare, però secondo, vabbè, meccanismi ben specifici, qua più che Sì, altro sono scariche nell'aria, esatto, diciamo. sì. Ottimo, ottimo. Daniele, grazie anche di questo. Aspetta che voglio entrare anch'io in camera, però tienila spenta perché, ragazzi, l'alta tensione non è perché
Non fatelo, ragazzi, chiaramente qui non vi spiego come si fa, perché questa può essere pericolosa, soprattutto per coloro che hanno un'ipersensibilità, quelli che hanno il pacemaker, cioè sono situazioni varie perché qua non si scherza. Ho tenuto particolarmente a farvi vedere questo video perché Daniele è molto bravo, è il suo lavoro, e di là i reparti fanno paura. Ma quando si lavora con le tensioni, che sia nel fotovoltaico, che sia sperimentazioni, quando ci divertiamo, eccetera, evitiamo sempre l'alta tensione. L'alta tensione è molto pericolosa per il nostro corpo, soprattutto se in abbinamento ci sono anche gli ampere. Assolutamente. E quindi qui abbiamo giocato con i milli, ma se cominciamo ad andare, lo facciamo vedere senza accenderlo, perché okay. Solo vedere, ma solo non vi diamo nessun dettaglio, ragazzi. Mi sposto e te lo avvicino. Ci dai una spiegazione veloce di cos'è e soprattutto l'assurdità del perché l'hai costruito. Prego, te lo passo. Allora, sposta la bobina. Ragazzi, questo ve lo anticipo. È un progetto di Daniele ed è un generatore di fulmini. Esatto. Ragazzi. Diverso dalla bobina di Tesla. La bobina di Tesla è un'alta tensione in alternata, quindi alta tensione alternata, corrente bassissime si riescono anche a toccare, perché infine è un effetto pelle, appunto, l'alta tensione in alternata. Questo è ben diverso, perché questo invece è un'alta tensione in continua. Ragazzi, questo veramente è pericoloso. Quando, ragazzi, se Daniele, che è un addetto ai lavori, dice pericoloso, io dico è mortale. Sbaglio? Sì, no, assolutamente. Perfetto. Questo genera una scocca, non è come questa ramificazione. Quando mettete questo a questa distanza, ebbene, genera una scocca potentissima, come un fulmine. Un fulmine. Un fulmine che passa da qui a là, con una potenza anche in ampere, e gli serve a lui per il suo lavoro. Anche questo progetto, a volte li trovate in internet, non fatelo, questo è pericoloso. Sì. Dacci un attimo di descrizione, come stavi dicendo. Questo è leggermente diverso, appunto, funziona in continua, questo viene alimentato in continua, ok? Sempre in alta tensione. Quanti kilovolt ampere gli dai qua? Siamo sui 20-30 kilovolt anche qua, come alimentazione. Viene alimentato e poi lui raddrizza e aumenta ancora di più. Ci sono tutti i condensatori da 30 kilovolt ognuno. Nel momento in cui c'è una carica che va a superare la tenuta dell'aria, avviene un piccolo spark su ogni spark gap, diciamo, che è montato su ogni condensatore. Dal si primo chiude, parte la scarica si chiude la serie, diventa una serie, come se fossero tutti i pannelli in serie. Immagino il rumore che fa. Questo fa una scarica ogni 5-6 secondi, però quando c'è una scarica sembra una fucilata. Sì. Questo è proprio un generatore di fulmini. Quando questo parte, ogni 5 secondi fa un rumore che i vicini vi chiamano per dire: ma ti ha sparato qualcuno? Può essere? Sì, sì. Questo, ragazzi, io lo conosco benissimo, è bam, bam, è una roba terrificante. Questo l'avete visto, simpatico, culturale, ci sono dietro, analizzate, andate a farvi cultura su queste cose qua, ma non realizzate, questi sono prodotti altamente tecnologici che se dovete maneggiare dovete essere preparati per maneggiarli. Pericolosità, ne ho approfittato per dirvi che la corrente continua è molto più pericolosa. È molto più pericolosa, non è come l'alternata. Questa è alternata, questa è continua, e la continua con queste potenze è pericolosa. Sui tetti, lo dico e lo dirò sempre, state bassi con le tensioni. Daniele è un esempio di come, bravo, bravissimo tecnico, laboratorio Favola, ma anche lui ha optato per i 120 volt, 130, 150, ma non andate oltre 250, 280, 300, 400, adesso ci sono degli inverter, non faccio nomi, da 600 volt, 700 volt. Ragazzi, è un secondo sbagliare e farvi male. Daniele, aggiungi tu qualcosa? No, confermo, sì, la tensione continua non lascia scampo. Contrai i muscoli, non puoi staccarti, assolutamente. Fate le cose in sicurezza e a bassa tensione. Perfetto, ragazzi, anche questo video volge al termine, è stato breve, è stato un video di raccomandazioni. Sì. Ho approfittato di Daniele, delle sue competenze, per dirvi anche attraverso lui, fate
attenzione a quello che fate. Buona visione, iscrivetevi a questo canale se è vostro piacere e ci vediamo al prossimo video.